noi del 1820 e del 1830 in Europa, con tutti gli sconvolgimenti del caso, società segrete e quant'altro, abbiamo già parlato in un podcast apposito, anzi in più di un podcast apposito, ma oggi ritorniamo su queste date perché dobbiamo affrontare i moti di questo periodo dal punto di vista italiano. Cosa accadde in Italia? Quali furono i sommovimenti, le dinamiche? Oggi iniziamo a vederlo, cominciando subito dopo la sigla. Dentro alla storia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 154esima puntata. I moti del 1820 e 1830 in Italia. Eccoci qui, cari amici, siamo di nuovo insieme per parlare per una ventina di minuti circa di storia e in particolare di storia dell'Ottocento, un secolo intenso, importante, che prepara ai nostri tempi attuali e che prepara anche, tra le tante cose, all'unificazione italiana. È il secolo dell'unità, è il secolo del risorgimento, è il secolo in cui il nostro paese pone delle basi, a volte solide, altre volte più incerte, più difficoltose, e un po' dei problemi che ci portiamo ancora oggi dietro in questo nostro paese iniziano qui. Quindi capire bene l'Ottocento è chiaramente fondamentale. Però oggi, più che l'Ottocento italiano, parliamo dell'Ottocento pre-italiano, cioè di tutto quell'insieme di movimenti che portarono poi, un po' alla volta, faticosamente, con molti fallimenti anche, all'unificazione, cioè parliamo del risorgimento. L'altra volta abbiamo presentato a grandi linee quest'idea d'Italia che abbiamo detto era diffusa tra gli intellettuali ma ben poco tra il popolo, e oggi vediamo però anche come quest'idea inizia un po' alla volta a concretizzarsi in modo difficile e complicato, ne parleremo, però inizia davvero a dare origine ad alcuni movimenti. In particolare vedremo le due prime fasi, i primi moti, quelli del 1820 e del 1830. Partiamo dai primi, partiamo appunto dal 1820 e dobbiamo partire da Napoli. Vi ho detto, se vi ricordate in qualche puntata precedente, che il 1820 è un momento di rivolte legate soprattutto alle società segrete. Si parte dalla Spagna, ricordate la rivolta di Cadice, eccetera. L'esempio spagnolo effettivamente fa sentire la sua eco soprattutto nel Regno di Napoli inizialmente, che viene investito dai primi moti rivoluzionari nel luglio del 1820. La prima città in particolare a ribellarsi è la città di Nola, proprio nel napoletano, dove alcuni ufficiali dell'esercito, che erano parte di questo esercito ancora dei tempi della dominazione napoleonica, quindi dei tempi di Gioacchino Murat per intenderci, si ribellano, chiedono una costituzione e sembrano anche ottenerla. Una costituzione che loro vorrebbero ispirata a quella del 1812. Ricordate che durante la dominazione napoleonica gli inglesi soprattutto avevano proposto sia in Spagna sia poi in parte anche in Sicilia una costituzione proprio del 1812 sul modello britannico. Prevedeva il Parlamento, divisione dei poteri, una costituzione moderata. Quella diventa un po' l'esempio a cui si vogliono appellare i rivoltosi, vorrebbero qualcosa del genere. Questa rivolta però non ha vita lunga, bisogna dirlo. Tra i principali artefici di questa rivolta, tra i leader di questi ufficiali dell'esercito, c'è uno in particolare che si chiama Guglielmo Pepe, che effettivamente era stato a servizio sotto Napoleone nella Repubblica Partenopea addirittura, ma questa rivolta guidata da Pepe e da altri si scontra con alcune difficoltà che erano poi tra l'altro più o meno le stesse che erano emerse anche in Spagna in parallelo. Cioè, inizialmente la rivolta era stata condotta appunto da carbonari, membri di società segrete, ma in generale da persone che avevano ideali anche diversi. C'erano liberali, c'erano democratici, che si scagliavano contro i Borbone e chiedevano diritti ai Borbone. Ma una volta ottenuti questi diritti, ovviamente, quando si è dalla parte dei vittoriosi, emergono le differenze. Finché si lotta insieme contro un nemico comune, si è tutti amici, ma quando poi bisogna decidere cosa davvero si vuole, allora lì si inizia, non dico a litigare, ma a dividersi, perché gli obiettivi sono diversificati. E allora il fronte dei liberali e dei democratici effettivamente si spacca poco dopo la parziale vittoria, e a quel punto il re di Napoli, Ferdinando I, può intervenire. Dopo essere stato spaventato e aver concesso, decide di ritrattare tutto, chiede aiuto agli austriaci, e ovviamente quando arrivano gli austriaci, quando entra in gioco l'esercito austriaco, c'è poco da fare. La rivolta viene sedata abbastanza facilmente, quindi questa rivolta di Nola dura molto molto poco. Però bisogna dire che quello che accade in Campania ha un eco nel resto del regno, e in particolare in Sicilia. In particolare, ancora di più, a Palermo, la capitale della Sicilia, il capoluogo della Sicilia,
Palermo, città che aveva avuto un grande prestigio, che era stata capitale, ma che adesso da tempo è relegata a un rango di seconda, se non terza città del regno, quindi un po' in disparte. E Palermo soffre di questa decadenza, in un certo senso, come tutta la Sicilia. La Sicilia vorrebbe maggiore autonomia da Napoli, quindi la rivolta lì non è più solo una rivolta per una Costituzione, anzi interessa fino a un certo punto la Costituzione. La rivolta siciliana, la rivolta palermitana, una rivolta per l'autonomia. Ed è una cosa diversa ovviamente, e non a caso qui a Palermo la rivolta non è condotta solo da alcuni esponenti dell'esercito o del ceto intellettuale, come era stato a Napoli, a Nola. No, qui la rivolta ha carattere quasi popolare. Ci sono in mezzo aristocratici, certo, ma anche borghesi, anche operai, perfino artigiani, cioè tutti uniti contro il re, perché appunto la richiesta non è tanto quella della Costituzione, che non scaldava molto il cuore alle classi più umili, quanto piuttosto di un'autonomia, quello sì che scaldava il cuore alle classi più umili. Però anche in questo caso Ferdinando I decide di usare il pugno di ferro, manda in Sicilia un corpo di spedizione che reprime questa rivolta con grande durezza, è segno che non c'è proprio spazio per ottenere qualcosa di vero, di serio, di duraturo. Però il clima è un clima, direi, pre-insurrezionale, e il sud, il meridione, non rimane l'unico caso di rivolta. Anche al nord si tenta di tramare qualcosa, in particolare in Lombardia e in Piemonte, anche se gli esiti saranno in entrambi i casi fallimentari, ma anche molto diversi. Cosa succede al nord Italia? Beh, partiamo dalla Lombardia. Lì, in effetti, i carbonari erano molto attivi, stavano da tempo preparando un'insurrezione, un tentativo. Bisogna dire che la Lombardia, lo ricorderete, fa parte dell'impero austriaco. In questo momento il regno lombardo-veneto è sotto dominio austriaco. Questi carbonari però vengono scoperti prima di poter agire. Non parte di fatto nessuna insurrezione in Lombardia perché gli austriaci stavano intercettando la corrispondenza di alcuni sospettati e proprio leggendo le lettere di questi sospettati, in particolare una lettera scritta da Pietro Maroncelli, arrestano preventivamente una serie di sospettati. Chi sono? Uno è questo Pietro Maroncelli, importante, famoso, diventato celebre dopo questo arresto. L'altro è Silvio Pellico, ancora più famoso. Maroncelli e Pellico, insieme ad altri, vengono processati a Venezia, non a Milano ma a Venezia, e vengono inizialmente condannati a morte. Però la loro pena viene commutata dall'imperatore in 20 anni per Maroncelli e 15 anni per Pellico di carcere duro allo Spielberg. Lo Spielberg era un carcere celeberrimo all'interno e famigerato all'interno dell'impero austriaco, perché era il carcere più duro per tutti i rivoltosi rivoluzionari che c'erano in giro per l'impero. Si trovava in Moravia, praticamente nell'attuale Brno, dove si fa il Gran Premio, e lì effettivamente vennero spediti Maroncelli e Pellico, e poi via via negli anni anche altri rivoluzionari italiani. I due ci rimasero per 10 anni, quindi non tutta la condanna, non tutta la pena, poi vennero graziati, ma ebbero anche gravi problemi, era un carcere davvero duro, di salute addirittura. Maroncelli perse una gamba durante questa permanenza in carcere, e quando però poterono essere liberati e tornarono in Italia, in particolare Pellico scrisse un libro che divenne celebre, scrisse un resoconto di questa attività carbonare, poi della carcerazione, in un libro intitolato Le mie prigioni, che divenne un po' il testo base dei giovani rivoluzionari italiani che si ispiravano alle gesta di Pellico per tentare di vendicare anche questa brutta fine. Questo per dire la Lombardia, ma come vi dicevo, non solo in Lombardia ci furono dei tentativi, anche in Piemonte. Ecco, in Piemonte diciamo che almeno inizialmente la cosa andò un po' meglio, poi anche lì l'esito fu nefasto, ma almeno inizialmente andò un po' meglio. Perché? Perché qui le cose partono un po' dopo, un po' più tardi, siamo già al marzo 1821, quando una serie di ufficiali dell'esercito, anch'essi legati da società segrete, si ammutinano, fanno una rivolta contro i loro superiori e costringono di fatto il re, che si chiama Vittorio Emanuele I, a fare qualche concessione. Questo Vittorio Emanuele I, preso proprio alla sprovvista, per paura che la rivolta si espanda, decide di abdicare, cioè lasciare il trono, al fratello, che si chiamava Carlo Felice. Però cosa succede? Questo Carlo Felice, in quel momento, quando c'è tutto questo ambaradan, si trova al di fuori del regno, si trova altrove, e quindi deve tornare. Ma non dovete pensare ai tempi attuali, quando basta fare una telefonata, mandare un messaggino, prendere un aereo e in poche ore si è sul posto. All'epoca le comunicazioni erano più lente, i viaggi erano più lenti. Quindi, nel mentre si aspetta che questo Carlo Felice venga a conoscenza di essere il nuovo re e torni
verso il regno di Sardegna e di Piemonte, c'è qualcuno che deve mantenere la reggenza. Ecco, la reggenza viene data al nipote di Vittorio Emanuele I e nipote di Carlo Felice, il figlio di un altro fratello di questi due, che si chiamava Carlo Alberto, un personaggio che troveremo ancora, Carlo Alberto di Savoia, che era esponente di un ramo tra l'altro cadetto della famiglia, quindi uno che tendenzialmente non era previsto sarebbe poi diventato sovrano. Ecco, questo Carlo Alberto era piuttosto giovane all'epoca, ma negli anni precedenti aveva manifestato alcune simpatie nei confronti dei liberali e pare anche c'è un forte sospetto che fosse in qualche misura anche in combutta con i rivoltosi. Tenete conto che tra i capi della rivolta c'era un nobile piemontese di nome Santorre di Santa Rosa e questo era in stretto contatto con Carlo Alberto. Poi non si sa bene fino a che punto i due fossero d'accordo, ma in ogni caso Santorre di Santa Rosa, quando viene a sapere di questa abdicazione e poi quindi della reggenza di Carlo Alberto, è convinto che le cose siano fatte. Carlo Alberto è uno che sta dalla nostra parte, ci concederà una costituzione. In effetti sembra proprio che la direzione sia quella. Carlo Alberto si dichiara pronto a concedere una costituzione anch'essa modellata su quella sempre del 1812. Quindi tutto bene? In realtà no, perché dopo poco tempo Carlo Felice arriva, torna in patria, riprende il potere, esautora Carlo Alberto e non solo, cancella tutte le promesse fatte dal nipote. E lo stesso Carlo Alberto accetta questa novità, è ben felice di dare spazio allo zio Carlo Felice. Cosa che viene percepita dai rivoltosi anche dallo stesso Santorre di Santa Rosa, che noi abbiamo già citato, se vi ricordate andrà poi a combattere in Grecia, viene percepita come un tradimento. Di fatto, in effetti, la cosa finisce molto male. Una volta che Carlo Felice dice no a tutte le promesse di Carlo Alberto, cosa fanno i piemontesi? Mandano l'esercito rinforzato da elementi austriaci, e gli austriaci sono sempre pronti a dare una mano in questo senso, mandano questo esercito contro i rivoltosi e la rivolta viene sedata piuttosto facilmente. Però ecco una cosa da ricordare. Intanto la presenza di Carlo Alberto, che troveremo ancora, ma soprattutto questa percezione di tradimento in un certo senso. Qui in Piemonte in particolare i rivoltosi speravano nell'appoggio di un esponente della famiglia reale, magari non il regnante ufficiale, ma un esponente del ramo cadetto, di un ramo secondario, che potesse aiutarli ad ottenere un risultato. Questa aspettativa è stata tradita in qualche misura o è stata frustrata dal fatto che poi Carlo Alberto non si è rivelato all'altezza di queste aspettative. Ecco, questo elemento tornerà, e lo parleremo tra pochissimo parlando del 1830, anzi 1831 a Modena, ma sarà una costante. Ci si può fidare dei sovrani? Questa è la domanda che si fanno molti che aspirano all'unità d'Italia. Certo, se i sovrani ci dessero una mano, l'unità d'Italia sarebbe più facile, ma possiamo fidarci di questi elementi? E allora facciamo un salto in avanti di una decina d'anni, perché dopo aver parlato del 1821 saltiamo direttamente al 1831. Voi ricorderete infatti che abbiamo detto le grandi fasi di rivolta in Europa sono quelle del 20, del 30, del 48. Ebbene, queste fasi si riverberano anche in Italia, a volte con un lieve scarto temporale. In effetti in Italia la rivolta non arriva tanto nel 1830 come in Francia, ma arriva nel 1831, ma qualcosa arriva, non tantissimo, ma qualcosa di comunque abbastanza significativo. Il baricentro in questo caso non è il Piemonte, non è la Lombardia, non è il Regno del Sud, è Modena. Ora, Modena, attenzione, voi sapete, credo benissimo dove si trova, città dell'Emilia Romagna, anche ridente, carina, bella, con la sua bella storia, ma Modena a quel tempo era capitale di un piccolissimo stato. Noi quando parliamo dell'Italia preunitaria ci soffermiamo sempre sugli stati principali, cioè il Regno di Sardegna, appunto il Lombardo-Veneto che è sotto gli austriaci, lo Stato della Chiesa, il Granducato di Toscana, il Regno delle Due Sicilie, poco altro. Però in realtà, oltre a questi stati principali, esistevano anche alcune piccole realtà, magari grandi come una provincia qua e là. E uno di questi era appunto il Ducato di Modena. Il Ducato di Modena era autonomo da parecchio tempo, era uno staterello a sé. E c'era un duca che lo guidava, che si chiamava in questo momento Francesco IV. Questo Francesco IV di Modena era un membro della famiglia degli Asburgo Este, cioè derivava dagli Este che avevano governato a Ferrara per molto tempo, imparentati con gli Asburgo, quindi aveva cugini di qua e di là. Ecco, questo Francesco IV aveva un piccolo regno, il Ducato di Modena era grande come più o meno una provincia italiana di oggi, poco più, quindi certo era una cosa di poca importanza, ma aveva grandi aspirazioni. Questo Francesco IV sognava di diventare sovrano di un regno un po' più grande, un po' più vistoso. E
pensa di poter cogliere l'occasione parteggiando per una possibile rivolta. Cioè, si sa che a Modena ci sono dei carbonari, dei rivoltosi, gente che vorrebbe fare qualche sommossa. In particolare ce n'è un imprenditore proprio di Modena, che si chiama Ciro Menotti, che ha un grande programma cospiratorio a cui sta lavorando da parecchio tempo. Lui vorrebbe organizzare una rivolta che parta magari proprio da Modena come baricentro, ma poi si espanda alla Toscana, allo Stato Pontificio che arriva fino in Emilia e in Romagna, quindi lì vicino, e possa prendere buona parte del nord, centro-nord Italia. Ora, Francesco IV vede in questo progetto di Ciro Menotti un'occasione, perché dice: se io lo lascio fare, se io non lo arresto, gli do spazio e mi metto magari anche alla guida di questa rivolta, potrei diventare sovrano di un regno di considerevoli dimensioni. Non certo totalitario, nessuno ha in mente di unificare l'Italia partendo da Modena, ma insomma una buona fetta del centro-nord non sarebbe male. Questo è il piano. E in effetti Francesco IV lascia che Ciro Menotti si dia da fare, organizzi tutto, non interviene pur sapendo del progetto. Però siamo ormai nel febbraio del 31, quando la rivolta sta per scattare, quando il piano sta per scattare, improvvisamente Francesco IV manda i suoi gendarmi ad arrestare i cospiratori. Si piazzano davanti alla casa di Ciro Menotti e lo arrestano. Poi Ciro Menotti verrà processato, condannato a morte e giustiziato, diventando di fatto uno dei primi martiri del Risorgimento, uno dei primi eroi del Risorgimento morti prima ancora di poter combattere. Perché questa svolta? Perché questo di nuovo tradimento di Francesco IV, che aveva lasciato delle aspettative nei rivoltosi e poi tradite? Non si è mai capito bene del tutto perché. Forse probabilmente Francesco IV era impaurito dal fatto che gli austriaci sarebbero potuti intervenire, i suoi cugini forse non avrebbero gradito questa rivolta, questa alterazione degli equilibri italiani. È chiaro che se poi gli austriaci fossero intervenuti sarebbe stata probabilmente una sconfitta, quasi sicuramente una sconfitta, e Francesco IV si era fatto ingolosire da un progetto di Nord Italia unito, ma perdere anche Modena non ne voleva sapere. Quindi Francesco IV fa un voltafaccia, Menotti viene messo a morte, e però la rivolta parte lo stesso, perché nonostante l'arresto del leader, il piano era già abbastanza strutturato ed effettivamente scoppiano delle rivolte nelle legazioni pontificie, cioè zone dell'Emilia Romagna che erano sotto il Papa, e in parte anche in alcune province delle Marche. Queste rivolte però, senza più un leader, senza nessuno che ne prenda veramente la guida, vengono facilmente represse dall'Austria, che manda il suo esercito e reprime nel sangue queste rivolte. Come vedete, l'Austria è il garante dell'equilibrio italiano, interviene sempre, anche al di fuori dei propri confini, anche nello Stato della Chiesa, anche nel Regno delle Due Sicilie, dovunque, anche in Piemonte, perché di fatto l'Italia è per il momento affare austriaco, è sotto l'egemonia austriaca. E difatti si è abbastanza capito che se si vorrà fare l'unità d'Italia bisognerà in qualche modo sconfiggere gli austriaci. Ultima cosa da dire, ecco, attenzione, questa rivolta del 31 può ricordare per certi versi quella del 21, perché anche lì c'era la speranza che il sovrano avrebbe appoggiato la rivolta e poi questa speranza viene tradita, ma ci sono anche delle differenze importanti. Qual è la differenza principale? Qui a Modena nel 31 non ci sono tanto gli ufficiali dell'esercito a guidare la rivolta. Nel 21 in Piemonte, con Santoro di Santa Rosa, a Nola, con Guglielmo Pepe, erano stati soprattutto gli ufficiali dell'esercito a guidare i moti. Qui no. Qui Menotti non è un militare, è un borghese. Ok? E non solo. Quando scoppiano quelle rivolte anche in Emilia Romagna, lì addirittura a ribellarsi sono da un lato l'aristocrazia liberale, ma in parte anche la popolazione, anche il popolo, un po' esasperato dal malgoverno dello Stato e della Chiesa. Lo Stato e la Chiesa, tenetelo a mente perché ne riparleremo, è governato molto male, è amministrato molto male, è uno Stato abbastanza corrotto. I papi non governano, affidano il potere a loro uomini di fiducia, ma in realtà questo Stato è amministrato molto male, c'è grande malcontento, e quindi proprio l'Emilia Romagna, la Romagna in particolare, sono zone di proteste, di rivolte costanti, di giovani che non vedono l'ora di passare alle mani e cercare di insorgere. Ecco, qui si inizia a vedere già qualcosa di nuovo, perché si inizia a vedere un coinvolgimento di nuove classi, insomma, la classe borghese e in parte, almeno in alcune zone, anche la classe popolare. Vedremo come questa cosa si evolverà nelle prossime puntate. Ecco, questo sostanzialmente era quello che c'era da dire oggi per parlare del 1820-21 e del 1830-31 in Italia. Le prime rivolte, i primi tentativi, insomma, varie cose che vanno alla fine non a buon fine, ma fanno vedere che c'è movimento in Italia, che ci sono novità, che ci sono tentativi.
vedremo la prossima volta come poi questi tentativi ispirano nuove teorie politiche, perché nella prossima puntata parleremo di Mazzini, ad esempio, che vede quello che accade in Italia, soprattutto nel 31, in parte anche nel 20, anche se è molto giovane, e si fa un'idea di come bisogna agire, proprio consapevole anche dei fallimenti di queste rivolte. Però da lì in poi partirà un percorso nuovo e ne parleremo con calma. Per oggi ci fermiamo qui. Vi ricordo che il podcast lo potete ascoltare su tante piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube. Ma su queste piattaforme, se volete, potete trovare anche il podcast gemello che si chiama invece Dentro la Filosofia. In più vi ricordo anche che se siete alla ricerca di spiegazioni su altre epoche storiche o filosofi più recenti, potete cercarmi su YouTube, dove ci sono video spiegazioni, in questo caso molto complete, ce n'è migliaia e migliaia di video su ogni fase e su ogni epoca. Infine vi ricordo anche che se volete rimanere in contatto, sapere quando escono i podcast, quando escono i video e tante altre iniziative, incontri, cose di questo genere, potete seguirmi sui social network Facebook, Twitter oppure Instagram, dove sono presente col nickname di Scrippo, oppure potete abbonarvi alla newsletter gratuita settimanale che trovate andando all'indirizzo internet ermannoferretti.it. Lì subito nella home page del sito, se volete lasciare la vostra email ed iscrivervi gratuitamente a questa newsletter. Ho finito, ci sentiamo presto per parlare ancora di Italia, di risorgimento, di progetti politici e di tante altre cose ancora. Ciao, alla prossima!